Amici, 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 è una domenica mattina di metà agosto, siamo a New York, finalmente non piove, dato non trascurabile per quanto riguarda la complessità climatica della città americana. E che cosa c'è di meglio se non andare a passare una bella giornata nel relax di uno dei più grandi parchi urbani del mondo? Pensate, la sua estensione è addirittura maggiore rispetto a quella di alcuni microstati. Sto parlando di Central Park. Prima tappa di questa visita a Central Park è Strawberry Fields, un'area commemorativa dedicata a John Lennon, situata vicino al Dakota Building dove il famoso artista visse. Al centro di questo spazio si trova il mosaico Imagine, un tributo alla sua musica e al messaggio di pace che rappresentava. Proseguendo verso Cherry Hill, ci troviamo in un'area più tranquilla del parco, con ampie vedute sul laghetto e la fontana di Cherry Hill. In primavera, i ciliegi in fiore che circondano questa zona offrono uno spettacolo mozzafiato, ma è un luogo perfetto in ogni stagione dell'anno. Arrivati al laghetto, ci fermiamo a riflettere su come questo spazio naturale sia diventato parte integrante della cultura newyorkese. Qui è possibile noleggiare anche barche a remi e non è raro vedere le coppie che si godono una gita romantica o le famiglie che esplorano le acque. Anche i fotografi amano tantissimo questo angolo del parco, con il contrasto tra la natura e gli imponenti grattacieli che si stagliano sullo sfondo. Il nostro tour si conclude presso la maestosa Bethesda Terrace, uno dei punti più famosi e fotografati del parco. Con i suoi archi in arenaria e la splendida Bethesda Fountain al centro, si tratta di una vera e propria opera d'arte architettonica. Questo spazio centrale, con la sua scalinata e i dettagli decorativi, è stato progettato per essere il cuore sociale di Central Park. E ancora oggi accoglie tantissimi visitatori che si godono la vista sul parco e le performance degli artisti di strada. Che meraviglia vedere i fidanzatini che vanno sulle barchette, perdersi nella natura di questo parco. Eppure pensate, tutto quello che c'è a Central Park è stato rigidamente previsto e disegnato dall'uomo, ma è fatto talmente bene che riesce ad ingannarci e a farci credere di essere sul serio in un'oasi naturale. Tuttavia, la cornice di grattacieli che contornano il parco un po' stona. Ehi, scoiattolino! Proseguendo la nostra esplorazione, arriviamo al Conservatory Water, una piccola laguna nota per le famose barchette a vela radiocomandate che bambini e non amano far navigare, uno dei luoghi più pittoreschi e tranquilli del parco, al cui fianco troviamo una delle sculture più amate, la statua di Alice nel Paese delle Meraviglie. La scultura rappresenta Alice seduta su un fungo gigante, circondata dai suoi amici. È un monumento pensato per incoraggiare i bambini a esplorare e arrampicarsi, motivo per cui i personaggi hanno superfici lisce e consumate. Arriviamo quindi a Turtle Pond e qui ci imbattiamo in una delle comunità animali più affascinanti del parco, le tartarughe. Questo stagno ospita diverse specie di tartarughe che vivono qui tutto l'anno, ed è uno degli habitat meglio curati di Central Park. I guardiaparco monitorano regolarmente la salute delle tartarughe ed il loro ambiente, assicurando che questo piccolo ecosistema rimanga equilibrato e sicuro. A pochi passi dallo stagno delle tartarughe ci troviamo davanti al suggestivo Belvedere Castle, un piccolo castello in pietra arroccato su una collina costruito nel 1869. Oggi è un osservatorio e centro informazioni meteorologiche, ma la cosa più matta è quella di trovarsi nel centro di Manhattan davanti ad una struttura così fiabesca.
Central Park è anche una vera e propria star del cinema. Innumerevoli scene di film sono state girate qui, da Colazioni da Tiffany con Audrey Hepburn al classico Mamma ho riperso l'aereo, fino al recente The Avengers. Il parco è stato lo scenario di corse romantiche sotto la pioggia, inseguimenti drammatici e momenti iconici che sono divenuti parte della memoria collettiva di tutti noi. Le tradizionali guide di viaggio su Central Park vi dicono di andare a vedere la zona centro-meridionale e normalmente si parte da quello che è il viale alberato con le statue dei poeti, che invece io mi sono lasciato per ultimo perché in fondo mi piace di essere un bastian contrario. Proseguendo lungo The Mall, uno dei viali più iconici di Central Park, ci troviamo immersi tra imponenti olmi americani che formano una vera e propria galleria verde naturale. Questo viale rettilineo è un luogo vibrante, animato da artisti di strada, musicisti, ritrattisti e da bellissime statue di personaggi insigni come il caro Cristoforo Colombo, senza il quale tutto questo non sarebbe neanche esistito. Spostandoci verso la parte sud-occidentale del parco, ci imbattiamo in Empire Rock, una grande formazione rocciosa naturale che offre una vista incredibile sui grattacieli circostanti. È un luogo dove adulti e bambini si arrampicano esplorando il contrasto tra natura e città. Infine, eccoci al Pond e al pittoresco Gapstone Bridge. Questo angolo del parco sembra uscito da una cartolina, col piccolo ponte di pietra che si specchia nelle calme acque dello stagno, offrendo uno dei panorami più incantevoli del parco. Central Park è veramente un monumento spettacolare. Anche se siete a New York per poco tempo, non dovete assolutamente perdere la possibilità di fare una passeggiata attraverso i suoi vialetti, perché ancora una volta qui New York si rivela in tutte le sue contraddizioni. Basta fare infatti pochi metri all'interno del parco per dimenticarsi completamente del rumore del traffico di Manhattan e dei suoi clacson assordanti e sostituirlo con lo starnazzare degli animali tipo occhette, paperelle che girano liberamente attraverso il parco, ma soprattutto per rendersi conto di quanto questa sia un'opera ciclopica che per apparire naturale ha dovuto distruggere la natura. Pensate che per costruire il Central Park sono stati necessari 20 anni di lavori e la demolizione con la dinamite di alcune formazioni rocciose per creare quella che è la parte rocciosa del parco e il prosciugamento di una palude per creare quello che è il grande laghetto centrale. Insomma, ancora una volta New York, città dalle mille contraddizioni, e per questo città interessantissima. Il mio giro al Central Park finisce qui, vi do appuntamento al prossimo video su New York oppure a uno dei tanti altri video che ho pubblicati qui sul canale. Insomma, teniamoci in contatto e non perdiamoci di vista. Ciao!